Ciao ragazzi, noi siamo Boco Gamers. Io sono Tsuki. E io sono Ryoza. E ben ritornati a questo nuovo episodio di Senseiya Shining Soldiers. Senseiya! Oggi siamo direttamente nelle notifiche. Diciamo che è molto scarno come. Sì, come non ci hanno fatto grosse sorprese, diciamo. Comunque... L'unica sorpresa degna di nota la dirò io in. Vadi. Ah, iniziamo da qui. Dai. Ma sì, che è la parte più. Diciamo più breve. c'è uno step up, ragazzi, l'ennesimo, una mezza trappola perché praticamente ci hanno ficcato in mezzo per chi ancora non li avesse. Scendi. Eccoli lì, loro due. Il tempo ci vuole, il dito è veloce, però l'app deve reagire, Zucchi. Vedi, ti passo il telefono e te lo fai tu. No, non ne ho voglia, sono pigra. Praticamente ci hanno rimesso sto ragazzone. E niente, il classico step up. È 300, poi sali un attimo su. Ok. E si va a salire fino allo step 4, dove c'è anche la possibilità di prendere dei Gold Saint. Cioè si aumenta la possibilità, diciamo così. Diciamo che è un mischia per chi vuole se Shun rosso. Questo è un maledetto step up trappola, raga, come diceva Tsuki prima, perché ci farà sperperare una marea di Galaxy Stone e prima di vedere un rito aumentato per i guerrieri selezionati, tra cui tra l'altro ci sono due guerrieri farmabili come Ayakos e Radamantis, dobbiamo arrivare allo step 5, che vuol dire aver speso prima 2300 gemme e spenderne altre 1000, cioè è una cosa assurda. E lo stanno facendo alla settimana prima, esatto, del rilascio da God Saga. Esatto, cioè, proprio quello che stavo ed è infami per dire. Proprio. Ed è infami. Ah, per chi non lo sapesse, è stato annunciato che il 28, quindi settimana prossima, dovrebbe uscire God Saga. Diciamo dovrebbe perché l'annuncio è stato fatto su una rivista giapponese dove si parlava appunto del gioco. Quindi c'era questa data con tanto di God Saga. Per cui è molto probabile che venga rilasciato settimana prossima. Noi ci speriamo, però potrebbero anche cambiare idea, sai come? Magari esatto, è soltanto siccome lanciare non ci sono un pochettino una moneta e vedere come reagisce la community. Il problema è che questo step up ci hanno ficcato in mezzo Shun col esatto, new plot e quindi io molto probabilmente pullerò. Io sono tentato, ma raga, vi dico la verità. Massimo farei solo il primo step a cercare la botta di fortuna, perché davvero se il banner di God Saga sarà come quello di God Mu, e molto probabilmente sarà identico, sarà molto difficile prenderlo e quindi ci serviranno tutte le Galaxy Stone possibile. Detto adesso questo, andiamo a vedere i nuovi personaggi, tutti e tre verdi. Come parlavamo ieri su Telegram, ci ho preso un Affinity Added Select Summon. Allora, abbiamo delle versioni di PG di colore diverso rispetto a quelle già uscite. Iniziamo con Docco. Questo è un Docco DPS, colore verde. E, raga, è una bestia. Dopo andremo a vedere le stats perché questo qua davvero farà dei buchi assurdi. L'unica cosa che non riesco a capire è perché non riescano a fare un attaccante verde con le skill veloci. Non riesco a capirlo. C'è questo razzismo verso il verde che è una cosa impressionante. Mi piace, magari ai giapponesi non piace il verde. mi sa, inizio a pensarlo anch'io. Allora, vediamo un po' il parco skill. Abbiamo due skill verdi e una rossa, di cui una verde e una rossa di attacco e la verde che aumenta la difesa fisica di tutti gli alleati. Che non è male, cioè, però... Sì, ma hanno fatto una specie di copia e incolla dallo skill set del Docco Blu. Qua, appunto. Alla fine... Su un attaccante, mettere una skill velocità 9 che aumenta la difesa fisica degli alleati. Fisica, non spirituale, fisica. Tra l'altro. Cioè, è una cosa che non capisco. Io, cioè, o a breve ci mollano che è Saga, che è fisico, e allora serve. Cioè, perché io sto cominciando a credere che Saga sia fisico, cioè, non... Questo è ma già il secondo fosse. Batch dove anche ci mollano cose così. Ma anche fosse, Zucchi, non ha senso in un PG come Docco mettere una skill veloce che aumenta la difesa fisica. Non ha un minimo senso. Perché tanto, se trovi il fisico forte
E se dovesse esserci davvero anche un buff ulteriore per fisici, te lo shotta comunque, cioè hai sprecato Doku praticamente, non ha senso. È proprio concettualmente sbagliato mettere una skill che aumenta la difesa fisica a velocità 9 su un attaccante. Non ha minimamente senso. Aveva senso sulla sua versione tank, su quella blu, che infatti c'ha il Libra Shield a velocità 9. Qua non serviva, bisognava cambiare lo skill set. Non lo so, non lo so. Poi andiamo a vedere le altre due. La verde, che è una skill devastante, potenza 47, velocità ovviamente 1, come vi dicevo, certo. Ed è di tipo spirituale. Mentre la rossa, che è un po' meno potente, 37, leggermente 3. Più veloce, ma non esageriamo, sia mai che possiamo attaccare prima dell'avversario, quindi una velocità 3, e questa è di tipo fisico. La particolarità di Doku sul perché ha una skill fisica e una spirituale la vedremo dopo vedendo le stats. Vi preannuncio che non è una cretinata, perché può dire il fatto suo in entrambi i modi. Andiamo a vedere giusto il Team Effect, che è un buff per l'attacco spirituale, siccome non ce n'erano già abbastanza. Esatto. La differenza è che questo, invece di essere numerico, come ad esempio può essere quello di uno Yoga Verde o quello di Chinero, questo aumenta del 29% per 5 turni partendo dal turno 2. Quindi questo è un team effect molto più interessante, perché la aumentare serie, del se 29% lo prendete, e lo mettete in panca, non è male. Certo che mettere in panca uno come Doku, non lo so, vuol dire che avete già un team allucinante dentro. Tipo io lo metterei dentro molto probabilmente invece che in panca. Bisogna valutare un po' come si comporta in campo, ecco, perché lo skill set così lento lascia un po' di perplessità, ma chissà. Poi quando andiamo a vedere le stats completeremo anche questo discorso sul perché mi lascia perplessità lo skill set così lento. Le passive, raga, sono assolutamente top. Al turno 3 si alza del 34% l'attacco spirituale. I critici se li alza sempre dal turno 3 del 18% se lo sbloccate, cioè se sbloccate la passiva, raga. E poi come ultimo aumenta il danno critico. Prima si aumenta la possibilità di fare critico e poi il danno critico. Meraviglioso. Sono top perché, come vedremo poi, ha stats già alte di suo. L'unica cosa, magari, invece di concentrarsi sul critico, avrei messo magari un buff o per il fisico o un ulteriore buff per lo spirito, magari con un knockdown dell'avversario per renderlo davvero efficace. Poi vedremo di nuovo, lo ripeto, eccolo per qui, l'ennesima volta. Eccolo qui, bellissimo Shaka. Con le stats. Allora, Shaka, versione verde anche lui. Io posso dire una cosa? Dilla. Da questa artwork sembra tipo quei cosi che vieni con me. Sembra tipo il personaggio di un gioco di quelli Yotobe. Dove, esatto, Yotobe dovrebbe conquistare la ragazza. Ehi, ciao. Fanservice a gogo, raga. Allora, la novità è che è un tank, quindi non è un DPS di suo. E lo skill set è rinnovato, perché abbiamo due skill verdi e una rossa, di cui una verde e una rossa che fanno danno, e la verde che abbassa l'attacco spirituale. Anche qui abbiamo una grossa ispirazione dalla versione blu già uscita, con la differenza che la skill rossa C è a velocità 9. Esatto, invece, quello mi interessa molto. Mentre invece nella versione blu era una skill verde a velocità 8. Quindi abbiamo uno Shaq che può colpire per primo, e se trova uno verde parte, cioè, con la skill a velocità 9 e attacca per primo. Se lo prendessi potresti avere prima Shaq quello blu, poi metti questo a seconda dell'avversario lo switch, bellissimo. Esattamente. È una combo molto interessante, senza dubbio. Allora, la prima è il classico Demon Hunter, stessa identica velocità della versione blu, con la differenza che invece di debuffare l'avversario aumenta la propria difesa per 5 turni. Però questa è una cosa difesa fantastica. Difesa in che senso? Cioè difesa fisica? Da come è scritto spirituale. Qua le aumenta entrambe. Appunto, da come è scritta qui sembra da come così. È scritta qui le aumenta entrambe, Zucchi. Quindi per un tank questo è tanta roba. Esatto. Cioè quasi 5000 punti entrambe le difese è una cosa scandalosa.
Poi la seconda invece è rimasta tale quale alla versione blu, ovvero riduce l'attacco spirituale dell'avversario. Adesso non mi ricordo esattamente la cifra di debuff che faceva il blu, però comunque il punto è quello. Velocità 6 e riduce l'attacco spirituale per 5 turni. E poi la C, l'Evanescing Ring, il famoso Tenbuorin, velocità 9, 29 di potenza d'attacco. Allora, passiamo al Team Effect, che è un classico boost degli HP per il Main Warrior, quindi niente di eclatante. Beh, sono anche le passive non buff. Sono niente di eclatante, a parte l'ultima che è Healing. Sì, classiche passive da tank, si alza la difesa fisica del 39% per 5 turni, partono dal turno 2, se sbloccate il rank 3 avete un aumento della difesa sempre fisica del 39% quando un nemico viene sconfitto, quindi un tank che sconfigge il nemico e si buffa la difesa fisica non è niente male. E poi l'ultima passiva che è fantastica, veramente lo stesso. Healing è veramente quando sconfiggete un avversario si cura il 28% degli HP. Sì, è molto interessante, infatti. Ma stiamo scherzando. Io lo voglio Rio. Cioè, se voi riuscite a buffare bene questo ragazzone e si mette a sconfiggere gli avversari, cioè, ma quando lo buttate giù, si alza la difesa, si cura, ma... cioè, è allucinante il parco passive che ha Shaq, è allucinante. Infatti io lo voglio. Passiamo ora all'ultima novità, che è una nuova versione di Bayan. Il nostro caro amico Bayan, che da blu ha switchato al verde perché non gli piaceva. Allora, questa versione è un tank, quindi abbiamo un altro tank verde, raga. Sto cominciando a credere che i tank, la maggior parte dei tank saranno verdi, Rio. Beh, no, dai, non esageriamo. Qua hanno fatto un copia e incolla delle skill della versione blu, con la differenza che qua sono tutte verdi, quindi a mio avviso si è persa un'occasione. Sì, potevano metterne magari una rossa o una blu. Una rossa o una blu anche, sì, per farlo un po' diverso, ecco. Vabbè, magari hanno detto, dai, c'è già il blu che rompe le scatole, mettiamolo così. Per il resto hanno peggiorato una cosa, ovvero che il God's Breath ha CD3 invece di essere CD2 come nella versione blu, quindi l'attacco dalla panca sarà meno utilizzabile perché servirà un turno in più. Già. Per il resto le velocità delle skill sono identiche, 5, 9 e 3, esattamente come la versione blu. Veniamo al Team Effect. Niente di eclatante, un buff del 34% a difesa spirituale per 5 turni, che però parte al turno 4. Un buff un po' tardivo che non so quanto potrà essere sfruttato bene, ecco. Per quanto riguarda invece le passive, abbiamo un ottimo incremento della difesa spirituale del 29% per 7 turni partendo dal turno 2. Ovviamente questo buff è solo per se stesso, ma per un tank è tanta roba, raga. Se lo sbloccate al rank 3, aumentate di un ulteriore 39% la difesa spirituale per 5 turni quando lo fate entrare in campo per sostituire un altro guerriero. Quindi, ad esempio, lui non parte come main warrior, lo fate entrare in campo al posto appunto del vostro main warrior, ci avete un buff allucinante alla difesa spirituale. Sembra tipo quando lo fai entrare nella versione blu, però invece di cancellarti i buff, lui si buffa. Esattamente. E poi l'ultima, che è uguale identica a quella di Shaka Verde, che si cura del 28% quando sconfigge un avversario. Io te lo sto già dicendo, io voglio Shaka e Bayan. Cioè, tanta roba questa. L'ultima passiva, però, raga, tenete presente che portarle al rank 6 sarà dispendioso. Quindi, se shoppate, però, un pensierino potrebbe valere la pena farlo. Esatto. E adesso andiamo a vedere i nuovi ragazzoni. Che bella l'artwork. Una figata, raga, una grandissima figata. E adesso vi farò capire perché vi dicevo che dobbiamo vedere le stats di questo simpaticone. Guardate i due attacchi, raga. Cioè, è una cosa mostruosa. Bello. 32k di attacco fisico e 35k di attacco spirituale. Questi tre personaggi sono bellissimi. Cioè, sembravano niente, però secondo me
Poi evasione 8, che non è da sottovalutare, visto il tumore che è l'evasione nel PvP, raga. Già. Il resto l'abbiamo già visto. Ha senso quindi che abbia una skill fisica e una spirituale, perché le sa fare entrambe molto bene con molti danni. Questo lo supportate in panca con Shura per il fisico e Seiya Sagittario per lo spirituale. Siete a posto. Ed è una cosa bellissima. Poi, oh mio guardate Dio, guardate l'artwork di Shaka. Lui tra l'altro roba. È con gli occhi aperti. Questa è la prima versione con Shaka occhi aperti, quindi già. Però tanta roba anche qui l'artwork. Andiamo a vedere le sue skill. 116k HP, vabbè. Difesa fisica 32k, spirituale 26k e 6. Cioè, poca evasione però, solo 4. Beh, deve tankare, se tankasse evadendo come la versione blu sarebbe un bel problema. Esatto. Poi gli attacchi molto equilibrati, 12 e 3 fisico, 13 e 3 di spirituale. Con qualche buff spirituale, raga, questo diventa una bella bestia. Sì. E a quel punto vi voglio vedere buttarlo giù con questi parametri. Davvero una gran bella innovazione. E poi Bayan, anche lo stesso, un bel artwork. Bellissimo. E anche lui come stats, raga, 103.000 HP. La difesa, spirituale più alta rispetto a quella. Sì, rispetto a quella fisica. Non ha evasione, raga, zero. Quindi con lui non sparate nel colpo di fortuna dell'evasione. E come avevamo già visto, poi lui si bufferà esclusivamente la difesa spirituale, per cui soffrirà un po' gli attaccanti fisici, a differenza di Shaka, che se non mi ricordo male si va a buffare quella fisica in modo da compensare con quella spirituale. Anzi no, il contrario, era quella spirituale più bassa lui. Ok. Però comunque, avendo dei valori base molto più alti, reggerà molto di più degli attaccanti fisici. Allora Rio, cosa vuoi fare? Allora, la singoletta qui ce la tiro senza troppi problemi. Sono 20 Galaxy Stone, non mi cambiano la vita. Chi vuoi trovare? Uno nuovo, possibilmente. Ma non mi sembra molto convinto. L'ideale sarebbe trovare uno fra Doc e Shaka, francamente, ti dico la verità. Sì, anche a me piacciono molto. Però teniamo presente che sono troppo bellini. Sì, Bayan mi convince un po' meno, ecco, fra i tre. Ikki. Ikki out of nowhere, che ci porta il suo Hoyoku Tensho. Vediamo un po' chi ci porta. No, figurati. Oh, ultimamente ogni volta che mi deve dare un PG così mi dà il Debaran, senza senso. Vabbè. Dai, l'hai portata. Guarda, rank 7. Sì, ma sta uscendo solo lui, ne avrei anche un po' le scatole piene. Cioè, meraviglioso. Cosa fai? Pergamene? Sì, ho le 10 pergamene prese dall'evento. Quindi farei prima la singoletta da 1, visto che ne ho 11. E poi facciamo la multi, sperando di trovare Saga. Che al solito è un PG che cerco da quando dice? È uscito. Evade molto il ragazzo, non vuole uscire. Esatto. Ah, una cosa, raga, su quel banner Affinity Added, io vi sconsiglierei di... Oh, Seiya bianco. Vi sconsiglierei di pullare come dei dannati. Oh, la passiva 2, adesso inizia a diventare interessante tu. Vi dicevo, vi sconsiglierei di pullare tutte le vostre Galaxy Stone lì, perché è molto probabile che sia Shaka che Doko che Bayan vengano aggiunti poi successivamente ai pull normali. Bene, andiamo con la multi. Vediamo un po'. Allora, c'è il Cosmo. Niente, ok, comete. C'è solo il Cosmo, non ci sono comete. Vediamo un po'. Carichiamo bene il Cosmo. Fermo, fermo, fermo. No. E dai, ma perché? Non è possibile. Non è possibile, raga. Sempre Shun. Il solito Shiryu verde. Shun, quello lì mi sa che è il blu. Sì, mi sa che è il blu questo, non mi ricordo.
Un altro Seiya bianco, ormai faccio la collezione pure di Seiya bianco. Yoga verde mi piace, facciamolo rankare bene, ragazzo. Shiryu rosso. Sai che questa è una cosa di brutti. Vuota, sì. Ikki verde. È vuota questa, raga. Yoga nero. Mi sa che è vuota malamente. Un altro Shiryu verde. Mi sa che siamo quasi alla fine. No, un altro canon, cioè, vabbè. Canon doppione a trollare. Rank 8, raga, cioè, questa è già la seconda 5, multi. Attenzione, fai... attenzione, Shiryu verde che arriva a rank 9. È interessante. E poi vabbè, abbiamo sbloccato la seconda passiva di Canon e questo lo rende interessante per un team fisico. Dai, non è tutto da buttare sto pool. Adesso direi che possiamo provare il nuovo evento ranking, raga, quello che è uscito oggi. Non hanno lasciato nessuna novità, quindi rimane quello che abbiamo già detto nel precedente video della notifiche serie. Andate e scopritelo da soli. Allora, eccolo qui. Non ci sono guerrieri che danno effetto extra per i punti, eccetera. L'unica cosa che ci dicono è che il nostro stile di combattimento modifica, cioè, il punteggio, ci farà fare più punti. Ovvero, più danni facciamo, più personaggi nostri restano in vita e più danni riusciamo a, in teoria, a resistere, se non ho capito male. Però più punti faremo. Una specie di survival fino alla fine. Esatto. Poi vabbè, qua ci sono le ricompense. Poi le missioni, esattamente. E poi, come avevamo già detto, facendo sempre questo di alta difficoltà, riempiremo la barra extreme che sbloccherà un livello extra dove si fanno molti più punti. Però sarà anche molto più difficile. Già. La cosa che stavo leggiucchiando è che per fare tutto questo occorre usare, ragazzi, la nostra cara energia, la stamina. E questa è una cosa che non mi fa impazzire, ecco. Perché già ne abbiamo poca. Fare un evento ranking che andrà farmato in continuazione per stare nelle posizioni top e doverlo fare usando la stamina non è esattamente il massimo. Da. Perché già, come vedete, la stamina che ho l'ho consumata per fare le missioni giornaliere, per avere le 60 Galaxy Stone giornaliere, per intenderci. Cioè, le 50 Galaxy Stone giornaliere, magari 60. E ne rimane così. Quindi dovremo ricaricare un sacco. Qua vincerà chi shoppa più Galaxy Stone per ricaricare. Da. Per cui dubito di poter fare grossi risultati. Però le ricompense, almeno qualche Galaxy Stone ce la danno. Facciamo un giro giusto per vedere come funziona, perché ancora non l'ho provato, come avete avuto modo di vedere. Vediamo un attimino cosa succede. Ci vediamo dopo il caricamento. Eccoci qua. Godomu che occupa metà dello schermo. Sì, è fantastico. Quella, con quelle ali occupa tutto lo schermo da solo. Si messo i capelli. Stupendo. Allora, raga, ho messo la velocità aumentata delle animazioni per il PvE perché veramente non ha senso. Allora, in teoria non dovrebbe essere complicato questo primo stage, perché ho visto i livelli già prima sono molto bassi. No, è falso. Il solito tumore dell'evasione, raga. Una meccanica che odio, perché nel PvE magari incide così. Nel PvP cambia le sorti di una battaglia e non mi piace affatto che sia gestita così. E niente, qua non vedo nulla di particolare in questo PvE, francamente. Però era anche un livello basso questo. Magari a livello più alto può essere interessante. Più che altro voglio vedere il calcolo dei punti. Okay. Allora, queste sono le ricompense, le avevamo già viste prima. Ah, però... Ok, allora, tene conto dei turni che ci mettiamo, quindi più veloci siamo, più punti abbiamo. Surviving ovviamente qua Warriors, nel senso, se non ti muore qualcuno. Esatto.
max danno e sustain vuol dire meno danno riceviamo, più punti facciamo. Quindi probabile. Qua probabilmente la migliore strategia, raga, è portarsi dei guerrieri con velocità delle skill a 9 per shottare l'avversario il prima possibile. Probabilmente la strategia migliore è quella. E poi ovviamente che sappiamo anche fare tanti danni. Andiamo. Cioè, paradossalmente un party con Godmu, Saga e Mu Blue dovrebbe darvi modo di fare i punteggi più alti, ecco. A un primo sguardo, direi. E niente, direi che per oggi basta così. Se avete delle domande specifiche su questo evento, magari ci faremo un video apposito. Esatto. Un video extra. Ma per ora penso che risulterebbe un po' noiosa le difficoltà basse, quindi magari al quando massimo saliamo un po' più in alto, magari vi portiamo uno scenario extreme appena lo sblocchiamo. E niente, direi che per oggi ci fermiamo qui. Se avete dubbi, curiosità, delle domande, volete dirci anche solo qualcosa, se avete pullato nei banner, avete preso qualcosa, scrivetecelo nei commenti. E prima del prossimo avvincente video di Saint Seiya Shining Soldiers, Zucchi vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivervi al nostro server Discord, iscrivervi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con queste azioni per farci crescere e diventare i più forti del mondo. Passate a trovare i nostri amici della community italiana di Saint Seiya Shining Soldier e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Alla prossima! Ehi tu! Sì, proprio tu! Non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo? Non vorrai mica far arrabbiare Bocco? Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto, nei due lati, invece, troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!